questo lavoro ci servirà della lana acrilica, un uncinetto, delle forbici, un ago da lana e dell'imbottitura. Iniziamo subito il lavoro. Io inizio facendo un cerchio magico in questo modo. Passo il filo attorno al dito, poi il filo sotto lo faccio passare all'interno del cerchio appena creato e lo tiro fuori con l'uncinetto e poi tiro i due fili rimasti. Poi faccio 2 catenelle e nella prima catenella creata vado a realizzare 6 maglie basse. E questo è il risultato. Adesso dobbiamo andare a fare una maglia bassa ed un aumento per tutto il giro. Alla fine ci ritroveremo con 9 maglie basse. 1, 2 e 3, 4, 5 e 6, 7, 8 e 9. E questo è il risultato. Adesso nell'ultima maglia creata vado ad inserire un marcatore, un filo di un qualsiasi tipo di colore, un filato di qualsiasi tipo di colore, che mi indichi la fine dei giri. A questo punto lavoriamo le maglie così come si presentano per 18 giri. Al termine dei 18 giri la nostra asta è quasi completata, quindi andiamo a nascondere il filo iniziale all'interno del lavoro, in questo modo, e poi andiamo ad imbottire la nostra asta. Una volta imbottito tutto, andiamo a tagliare il filo lungo e realizziamo un'altra asta identica, però senza tagliare il filo, perché andremo a continuare il lavoro. Riprendiamo la prima asta e andiamo a inserire il nostro uncinetto nella prima maglia subito dopo quella terminata con il filo lungo e andiamo a lavorare 3 diminuzioni. Una, due, tre. E lasciamo libere le 3 maglie sottostanti. Ora ci andiamo ad unire all'altra asta, lasciando sempre 3 maglie sottostanti prima di partire. Così come vi faccio vedere. Quindi passo l'uncinetto nella quarta maglia e vado a lavorare altre 3 diminuzioni, così uniamo il lavoro. Ed è 1, 2, e 3. A questo punto allargo il filo con la quale sto lavorando per andare a cucire le 3 maglie basse che abbiamo lasciato libere con il filo che abbiamo lasciato lungo nell'altra asta. Quindi prendiamo il filo, prendiamo l'ago e andiamo proprio a cucire quelle 3 maglie basse che abbiamo lasciato. Una volta chiuso il lavoro, facciamo un punto nascosto in qualsiasi punto e andiamo a tagliare il filo in eccesso. Andiamo ad imbottire un altro po' la nostra V. E alla fine andiamo a chiudere il lavoro con delle diminuzioni, quelle che servono per chiudere definitivamente il lavoro. Poi tagliamo il filo e lo andiamo a nascondere. A questo punto modelliamo un po' la V con le dita e il gioco è fatto. Se vi è piaciuto questo video mettete like, se non volete perdervi tutte le prossime lettere dell'alfabeto iscrivetevi al canale.
Per qualsiasi cosa scrivetemi, vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao!